Quest'anno l'agenda vuole rappresentare l'arma, descrivendone uno degli aspetti più significativi e intensi del suo servizio, i carabinieri tra la gente. Per farlo si attraversano due grandi percorsi artistici, la classica rappresentazione pittorica, declinata nelle più significative tradizioni stilistiche, e il fumetto. Modi originali per raccontare la presenza dell'arma non solo come elemento sociale primario del paese, ma soprattutto per rappresentare iconograficamente il binomio inscindibile tra i carabinieri e i cittadini. Una fitta esposizione di storie grafiche e letterarie che si articolano su un registro narrativo a volte sottile, a volte più spesso, ma sempre fondato su sentimenti di autenticità e di sincerità. I sentimenti degli artisti si esprimono con metodi, approcci grafici e modelli culturali differenti, ma viene sempre restituita la verità dell'impegno nel servizio del carabiniere tra la gente. Un viaggio che attraversa oltre due secoli, un percorso che rappresenta l'arma, ma al tempo stesso rappresenta l'Italia, perché il metro condiviso è sempre quello di leggere il carabiniere nel territorio. Un tratto distintivo dell'operato della Benemerita, che con le sue 4.573 stazioni territoriali e 784 forestali, ancora oggi incarna l'istituzione che ha fatto della capillarità il mezzo per i suoi traguardi operativi ed il fine per le sue quotidiane attività di servizio dei cittadini. Per questo si è voluto inserire nell'agenda di quest'anno la riproduzione di un'opera del maestro Pistoletto che integra e rinnova il percorso iconografico dei carabinieri tra la gente, proiettandolo in una nuova sfera concettuale dove diventa noi tra i carabinieri. Un noi che è la dimensione collettiva e plurale, un noi che è, come dire, nessuno escluso, un noi che è l'immagine di un paese duramente afflitto da una pandemia devastante ma ancora unito e sempre fiducioso verso un'istituzione che da oltre 200 anni ascolta con attenzione le istanze di ogni cittadino e risponde quotidianamente con il suo impegno. La ragazza del mio cuore sei, ma baciare non ti posso mai, sempre tra la gente te ne stai, e sola non vuoi uscire mai con me. Amici di Telegi, continuate a seguirci, questo è semplice, guardate telegi.tv e ci portate ovunque nel mondo, continuate a seguirci. Sabato 27 novembre dalle 8.30 alle 12.30 gli uffici di Punto Città di Via Anjui saranno aperti in via eccezionale esclusivamente per il rilascio delle carte di identità elettroniche. Saranno ricevuti soltanto gli utenti con appuntamento che dovrà essere preso inviando una mail a silvana.secchi@comune.sassari.it dalle 12 alle 13.30 a partire dal 18 novembre. Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere indicato richiesta rilascio CE sabato 27 e nel testo dovranno essere presenti il nome e cognome dell'utente interessato e un recapito telefonico. Le prenotazioni saranno accolte in ordine d'arrivo fino a esaurimento dei posti disponibili. Le persone che rientreranno nell'elenco saranno ricontattate via mail o telefonicamente e sarà comunicato loro l'orario a cui presentarsi negli uffici. L'amministrazione ha deciso questa apertura straordinaria degli uffici al fine di rendere un ulteriore servizio alla cittadinanza. Per il rilascio del documento è necessario portare con sé un documento di riconoscimento valido, la vecchia carta d'identità o la denuncia di smarrimento o furto della carta ancora in corso di validità e una fotografia formato tessera recente, oltre alla tessera sanitaria. Per i minorenni è necessaria la presenza di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci, muniti di documento di riconoscimento valido. Il comune potrà anche acquisire l'assenso con la presenza di un solo genitore ad accompagnare il minore e il modulo di assenso firmato dal genitore assente, con fotocopia della carta d'identità. È necessario portare anche 22,21 euro nel caso di primo rilascio, di rinnovo per scadenza o di richiesta di duplicato a seguito di furto e di 27,37 euro nel caso di rilascio del duplicato a seguito di smarrimento o deterioramento. Sono ammessi soltanto pagamenti in contanti. We'll be right back.
Alghero, la recente recrudescenza dei reati predatori nella Riviera del Corallo non è passata inosservata. Gli obiettivi principali sono stati gli esercizi commerciali, ma anche i distributori automatici di bevande installati in alcuni plessi scolastici, porte divelte, vetri rotti e locali posti a soqquadro. Le rapide spaccate delle scorse notti, pur sfruttando poche decine di euro, hanno tuttavia determinato diverse migliaia di euro di danni, evidentemente causati al momento dell'ingresso fraudolento nell'obiettivo di volta in volta designato. L'attenta analisi del fenomeno da parte della Compagnia dei Carabinieri di Alghero ha consentito di acquisire in breve tempo generalità dei sospettati, relativi luoghi di dimora e veicoli in uso. Di lì in poi sarebbe stato solo questione di tempo. Ne è derivato un imponente servizio straordinario del controllo del territorio che ha consentito lo scorso martedì di denunciare a piede libero due giovani individui per il furto avvenuto la notte stessa presso un noto ristorante del centro. I successivi accertamenti svolti dalla stazione Carabinieri di Alghero e dal nucleo operativo e radiomobile hanno ulteriormente consentito di attribuire a questi ultimi alcuni furti commessi negli scorsi mesi. Ulteriori riscontri sono stati effettuati dalla stazione Carabinieri di Olmedo e dalla stazione Carabinieri di Ittri per furti recentemente perpetrati nelle rispettive giurisdizioni. Un individuo è stato infatti denunciato a piede libero per la ricettazione di un biglietto ferroviario ricompreso in una batteria di biglietti trafugati lo scorso mese di luglio. La scorsa notte un ulteriore successo investigativo nell'arresto in flagranza di reato di due individui residenti a Ploaghe, convinti di poter saccheggiare senza conseguenze un noto circolo del centro. L'intervento tempestivo dei militari del nucleo operativo e radiomobile ha consentito di sorprendere un operaio di 36 anni ed un autotrasportatore di 46 anni all'interno del menzionato circolo. Per guadagnarsi l'ingresso, i due avevano poco prima divelto il lucchetto della relativa sala cinesca attraverso una smerigliatrice a batteria, successivamente individuata dagli operanti e sottoposta a sequestro. La perquisizione svolta nei confronti dei due ha tra l'altro consentito di rinvenire diversi dischi in acciaio, prova evidente dell'intenzione dei due di perpetrare più furti. La mattina successiva al Tribunale di Sassari, pronunciandosi positivamente sull'operato dei carabinieri, ha disposto per il primo la misura cautelare dell'obbligo di dimora e per il secondo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Oltre alle attività repressive, la Compagnia dei Carabinieri di Alghero ha svolto con il maggior numero di militari a disposizione un esteso controllo al centro storico e nella nota piazza dei mercati, ciò al fine di monitorare il corretto svolgersi della movida serale. I controlli della Compagnia Carabinieri di Alghero proseguiranno con il massimo impulso al fine di poter garantire con la consueta professionalità la massima resa in termini di sicurezza reale dell'intera giurisdizione. Olbia, in applicazione del protocollo d'intesa siglato in data 23 luglio 2020 da ADM e Comune di Olbia, finalizzato l'accertamento di violazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale e in materia di sicurezza dei prodotti, i funzionari ADM operanti presso la SOT di Olbia, congiuntamente agli operatori del nucleo Annona e Polizia Commerciale del Comando di Polizia Locale di Olbia, hanno effettuato un'operazione antifrode presso un punto vendita ubicato nella città di Olbia, che ha portato al sequestro, per la prima volta in Italia, di pupazzetti e gadget ispirati alla nota serie Netflix Squid Game, oltre ad altri giocattoli sprovvisti della marcatura CE e privi di etichettatura identificativa e delle necessarie avvertenze in violazione delle normative in materia di sicurezza dei giocattoli, nello specifico 78 pezzi, tra i quali anche i famosi Pop-It antistress per bambini fatti di plastica morbida colorata, risultati non conformi agli standard di sicurezza e sprovvisti della marcatura CE, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Per l'esercente è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 10.000 euro. Per 38 articoli recanti marcatura CE non conforme, tra i quali anche 20 peluche raffiguranti noti personaggi di Squid Game, è stata fatta segnalazione all'autorità giudiziaria per ipotesi di reato, per frode in commercio e per uso di prodotti consegni non conformi nella misura in cui la marcatura CE China Export risulta tale da ingenerare nel consumatore l'erronea convinzione che il simbolo CE indichi la conformità dei prodotti allo standard europeo. L'azione congiunta di ADM e Polizia Locale testimonia ancora una volta l'attenzione costante riposta a tutela dei consumatori nel garantire che le merci importate siano conformi agli standard di sicurezza dell'Unione Europea, con particolare riguardo ai giocattoli destinati ai bambini. We'll be right back.
L'Uruseddu è la fontana ornamentale più famosa e interessante di tutta canta la Sardegna. È stata frabbigata dalle genovesi l'anno 1605-1606, alla maniera di Ludaglio Rinascimento. La vena d'Eba è assai antica. Infatti, già nel 1295, l'entrata era sistemata a Cusionaddi. La fontana è formata da due parallelepipedi a pianta rettangolari, posti uno innanto all'altro. Sopra chi vi sono due archi semidondi che sostengono un'isciatua non manna assai di Santo Bainzo a Cavaddu. Il secolo XVI aveva 12 gantari fatti di rocca, che l'anno 1595 sono stati ciambaddi con i maccheroni in bronzo. E da poi, fino a oggi, l'Eba zampilla da 8 maccheroni e 4 delfini fatti con lo maimaru. Tra l'anno 1595 e l'anno 1606 sono stati fatti degli travagli per Consalla. L'anno 1828, a causa di un bel disagrazio suppugnato dalle rivoluzioni popolari dell'anno 1795-96, le quattro statue che rappresentavano le stagioni sono stati sostituiti con delle coppie più minori e di epifizioni e cadenti. Una delle statue originari, l'Ishiu, è posta in un cuzzuru delle giacine prubbighi. L'Ishiu ad un uomo con la baiba che pare riposendosi, posta innanto allo bosio di lodato superiore, viene chiamata da tutti Giogli. Un certo numero di turretti decorativi rendono ancora più bello il monumento. Oggi la fontana dell'Uruseddu, che ha fatto sognare pittori e artisti di ogni garidai, ha necessità di un bel acconso. Accontentemosi di vederla dall'ascio dello Bonti con il fondo dei gasi di Sassari Veccia. Thank you.
da lontano, pari di molinda in vetrina, con cori da tocco una mano, pur si la vengo in cagnolina. Canti così ma menta la mesità, con i lacrima e voci mi so cantato, e non conosco più felicità, da canto so con povero emigrato. Di dura sassari non mi pare vero, di puni pedirame terra, so sempre pregenti a te in seru, chi l'Italia fine a chi c'ha guerra. Di dura sassari non mi pare vero, di pude pianta cante di rame vigna, sia giù sicuro non travagli, poi il chiama sempre intera di Sardegna. Sassari in cagnolina e paccon su rammi mi va giù la bandera. Amici di Tele G, bentrovati, e noi continuiamo a lavorare per voi altri 30 anni. Il mondo della comunicazione sta cambiando, ma noi cambiamo insieme a lei. Quindi vi portiamo la nostra televisione nelle vostre tasche, nei vostri telefonini, con un gesto semplicissimo. Cliccate www.teleg.tv e ci potete trovare a New York, in Svizzera, in Germania, in Francia, a Sassari, a Cagliari, in tutto il mondo. Noi continueremo a darvi il nostro servizio. Telegiornali, dirette, eventi, programmi di intrattenimento, pubblicità. Quindi mi raccomando, non esitate a cliccare www.teleg.tv e noi saremo nelle vostre case ovunque al mondo. Mi raccomando, guardate teleg.tv e ci portate ovunque nel mondo. Continuate a seguirci. Il liceo artistico Filippo Figari di Sassari è aperto a tutti coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori con un corso in orario serale. Al triennio si potrà scegliere tra due indirizzi, design dell'arredamento e design dei metalli, mentre al biennio verranno svolte discipline pittoriche e di disegno geometrico. Visita il sito liceoartisticosassari.edu.it corso serale o la pagina Facebook Liceo Artistico Filippo Figari. Puoi contattarci anche all'indirizzo mail sd020006@istruzione.it o allo 079 23 44 66. Ti aspettiamo. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 18.30, il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45 e alle 23. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraleitangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itangioi Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itangioiss@gmail.com. Visita il sito web www.islandsardinia.it.
L'agenda digitale è tascabile, con all'interno gli enti, le istituzioni, le aziende e gli artisti della Sardegna. TG, informazione e approfondimento. Orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del Digitale Terrestre. TeleG guarda al futuro. Dal prossimo 22 novembre la nostra emittente lascerà il Digitale Terrestre per passare, dopo quasi un anno di sperimentazione, su internet. TeleG già da ora è visibile non solo in tutta la Sardegna ma in tutti i continenti. Un progetto ambizioso che porterà Sassari, la Sardegna e le sue aziende in tutto il mondo. Per vedere TeleG sul vostro televisore basta avere una Smart TV ed una semplicissima connessione internet. Digitare www.teleg.tv ed aggiungere il canale tra i preferiti. Ma non solo, la potete già seguire dal PC o più semplicemente dal vostro tablet o addirittura dal telefonino ovunque voi siate. TeleG, la TV in tasca.